Il lavoro che vi propongo stamattina è una sorta di ripetizione di cose che chi è in Caritas da anni ha già sentito e risentito, chi è da meno anni evidentemente magari non li ha mai sentite o comunque. Sostanzialmente si tratta di rimettere, aspettiamo che finisca la telefonata al nostro Marco, così poi bravo. Si tratta di risottolineare quello che sono delle questioni, o forse la questione dal punto di vista del metodo di lavoro centrale, che spesso è occasione di sguardi poco simpatici nei nostri confronti, che è ciò che ci distingue comunque da altre organizzazioni, ma che ha un'influenza poi su tutto il lavoro che le persone fanno, perché il metodo che cerchiamo di applicare è il risultato di anni dove si sono fatte delle riflessioni, si sono pensate delle cose e se si è cercato di applicarle. Allora, il ripassare la lezioncina ha come scopo di ricordare per primo a me stesso e poi a tutti voi cosa sono le questioni importanti e fondamentali che poi dobbiamo trovare o ritrovare in quello che sono le cose che quotidianamente facciamo, ma soprattutto come guardiamo le persone che accogliamo e che rendono ragione del nostro esistere come organizzazione e dell'esistere del nostro posto di lavoro. Quindi, se volete, a parte chi si occupa di compiti strettamente amministrativi, sono questioni che quotidianamente hanno a che vedere col lavoro di tutti quelli che incontrano delle persone. La questione nodale, centrale, se volete, è in sintesi quello che c'è sul tabellone che rimetto su per ricordarlo, magari chi lavora lì crede di sapere a memoria cosa c'è scritto lì, ma non è vero, e chi non lavora lì non necessariamente ha colto. Ma in quel tabellone da 600 kg c'è la sintesi del pensiero che ha cambiato a partire dal 91-92 tutta l'impostazione del metodo di lavoro della Caritas, di Caritas Ticino, non della Caritas, di Caritas Ticino. Ed è questo pensiero del vescovo Eugenio Corecco, il quale ha cominciato e l'ha fatto in un momento di formazione all'Equipe e poi al convegno del 50° del 92, ha inserito questo pensiero nella sua relazione e ha spostato l'attenzione di tutti noi che lavoravamo in Caritas a quell'epoca dalla questione del bisogno alla questione delle risorse. Detto così può sembrare una storiella poco rivoluzionaria, ma invece il cambiamento è radicale, talmente radicale che un sacco di gente, non stupida peraltro assolutamente, ma che ha altre visioni, non accetta affatto. In ambiente cattolico
prevalentemente questa posizione non è accettata e non è capita. Di cosa si tratta? Si tratta del cambiamento fra il guardare le persone che hanno bisogno come definite dal loro bisogno e non guardarle più così, ma guardarle come delle persone che certo magari arrivano al programma, magari arrivano al servizio sociale perché hanno una grana, ma ciò che li definisce non è la grana. Ciò che semmai li definisce sono le risorse, più o meno nascoste che siano, non ha importanza. Le risorse intese come qualche cosa di profondo che uno ha, che si porta dietro, che anche quando è messo malissimo, per cui anche la persona più gravemente handicappata, dove si tenderebbe a dire ah no, ma però lui, no, non è vero. La dignità di una persona è segnata nel profondo di quella persona, anche se la capacità di espressione, la possibilità di manifestare, di comunicare, eccetera, può essere limitata. Questa faccenda è un po' il clou del nostro lavoro, da un punto di vista del metodo. L'abbiamo detto, lo ridiciamo, ma la traduzione è comunque molto molto complicata. È molto complicata per il fatto che capire che una persona ha bisogno, se è disoccupato ha bisogno di trovare lavoro, capire che ha bisogno, il suo bisogno è quello di trovarlo in fretta questo lavoro, non ci vuole molto, lo capiamo. Capire che quella persona lì va guardata come uno che ha assolutamente delle sue risorse e che ciò che io posso fare, l'unica cosa che posso fare, è favorire, mettere quella persona in una condizione perché quella persona possa scegliere, non io, ma che quella persona possa scegliere di esprimere meglio quello che è, esprimere meglio la sua dignità, esprimere meglio le sue capacità. Questa cosa invece è molto difficile perché va adattata, va capita, va tradotta. L'altro giorno la Dani era a casa di persone, direi, adesso non definirei i grandi amici della vita, ma comunque persone vicine a noi da un sacco di anni, anche provate da situazioni dolorose, eccetera, eccetera, che daresti quasi per scontato che facciano parte di quelli che possono capire benissimo questo tipo di discorsi, no? Bene, Adani ha sentito discorsi del tipo ah, noi mandiamo dei soldi a missionario perché quella sì che è carità, non quello che fate voi, non con quel catty shop lì che è un lusso e uno spreco, che si potrebbero invece usare i soldi meglio per i poveri e questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Allora, riflettevamo perché probabilmente io dagli anni che sono a Caritas questo tipo di discorsi, e dopo il 92, visto che questa faccenda evidentemente l'ho portata parecchio sulle mie spalle come riflessione, come evoluzione, direi che discorsi di questo genere li ho sentiti probabilmente migliaia di volte, no? Ma è vero che tu vedi un po' di dare una martellata a questi aggeggi e fare in modo che si veda il catty shop e non le barre del colore. Ma la verità è che bravo, senza martellata, no, è un tecnico, è lui sì che sa. Io dicevo, il problema è che questo cambiamento non lo si capisce solo da un punto di vista intellettuale dell'intelligenza, cioè ti spiego una cosa, te l'ho spiegata, se te l'ho spiegata bene si capisce, siamo a posto. No. Se il mondo cattolico, forse esagero ma forse no, capisce poco di questa linea che è in fondo il tentativo di tradurre
la dimensione fondamentale della carità non è perché in area cattolica la gente sia poco intelligente, ma semplicemente perché l'intuizione di Corecco è un'intuizione che nasceva in una persona straordinaria e la sua formulazione era assolutamente geniale, ma era anche una formulazione difficile e nuova per certi versi, non perché inventasse qualcosa che non è assolutamente presente nel percorso che la Chiesa ha fatto, per l'amor del cielo, ma che è difficile ritrovare nelle normali interpretazioni. La Caritas in Veritate è chiarissima per certi versi, è chiarissima. Probabilmente se abbiamo tempo vi farò anche ascoltare delle cose che alcuni economisti hanno detto tentando di capire il pensiero economico della Caritas in Veritate, questa enciclica del 2009. Ma anche se la Caritas in Veritate da un certo punto di vista, dal nostro angolo, è chiarissima, nonostante questo c'è una sostanziale linea di tipo assistenziale e assistenzialista, piuttosto, che rimane prevalente all'interno anche dei percorsi di Chiesa. Intendiamoci bene, i grandi teorici della filantropia come mezzo degenerato della carità non sono tanto i cattolici quanto i protestanti. I protestanti americani hanno sviluppato un'idea di attenzione ai poveri che apparentemente è molto buona, perché per l'amor del cielo si cerchi di essere attenti, ma che da un punto di vista del metodo va assolutamente in tutt'altra direzione rispetto a quanto dicevo, cioè rispetto a questa idea che la persona non è definita dal bisogno, ma è definita dalle sue risorse, dalla sua dignità. Corecco evidentemente non parlava di risorse, Corecco era un uomo di fede e quindi la sua visione era marcata profondamente dalla sua visione di fede, quindi guardava l'uomo evidentemente dicendo: come lo guarda Dio questo uomo? Lo guarda come un poveraccio che ha un handicap, ha una grana, non ha lavoro, non ha questo, non ha quell'altro? Oppure lo guarda da un'altra parte, da un'altra angolazione? Quindi quello che sono le grane sono degli elementi da affrontare, ma che assolutamente non definiscono quella persona? Avrete letto e sentito che il cofondatore, ma poi l'inventore di Facebook ieri, tanto per fare un po' concorrenza all'altro stramiliardario, no? Con la moglie, commovente, con bamberottolo in braccio, eccetera, eccetera, ci dicono che daranno il 49. Tu che sei sicuramente 99, sensibile alla cifra, 99%, che poi sono 46 miliardi, che non so bene. No, allora, sono cose carine, per l'amor del cielo, meglio che Zuckerberg dia 46 miliardi per le cose caritative piuttosto che le dia per costruire delle armi o per fare altri disastri, siamo tutti d'accordo, ma è l'espressione evidentemente di un'attenzione certamente alla realtà della povertà, questo non va dimenticato, perché io sparo addosso a queste cose, ma riconosco che c'è al fondo un'idea buona, che è quella dell'attenzione. Infatti io dico sempre, i filantropi sono delle persone fondamentalmente buone. La filantropia è uno dei disastri più grossi che la nostra epoca conosca. Attenzione, filantropi sono del bravo. Tenta. Allora, anche questo qui che tenta di dare i suoi miliardi, evidentemente è animato dall'idea che ci sono delle cose brutte che potrebbero essere corrette. Bill Gates pensa alla questione del clima, altre cose. Cioè, sono cose buone in sé, non mica cattive.
Ma per tornare al nostro piccolo, che non è quello di distribuire miliardi, ma di distribuire magari un'attenzione diversa alle persone che non stanno bene, evidentemente c'è una questione di fondo e di metodo che va in qualche modo approfondita e capita. A me ha sempre affascinato tutto ciò che all'interno dell'insegnamento della Chiesa è comprensibile e proponibile anche ad altri che non necessariamente hanno fatto quel cammino. Mi ha sempre affascinato perché dico, quelle sono le cose sulle quali ci si può incontrare, confrontare e lavorare assieme. Sulla carità e sulla lettura della carità in questo modo, io credo che si possa davvero dialogare con tutte le persone di buona volontà che hanno l'onestà intellettuale per aprire un dialogo sulla persona che non sta bene. In questo l'incontro che abbiamo fatto, incontro beh, poi anche personale con Yunus, ma Muhammad Yunus, quello del banchiere dei poveri, o Amartya Sen, quello che ha teorizzato le capabilities, le capacità, o J.K. Pralat, meno conosciuto perché è morto prima di riuscire a prendersi il Nobel, ma che comunque ha messo in piedi tutta un'altra teorizzazione molto interessante, che è quella della base della piramide del BOP, cioè che i poveri sono la base di una gigantesca piramide e quindi sono il potenziale mercato più gigantesco della Terra. Lui ha teorizzato questa cosa e su questa si sono fatte molte cose interessanti per tirar fuori la gente dalla porta. Questa gente qua, io l'ho trovata assolutamente in sintonia con le cose che sono partite nel 92 con questa affermazione di Corecco. Evidentemente queste altre persone sono, Yunus è un musulmano, addirittura non è molto conosciuto, ma questo ha scritto addirittura un libro di esegesi sul Corano, quindi assolutamente un musulmano doc, no? Che però entra perfettamente in sintonia con un pensiero di questo genere. L'ho detto mille volte, ma la genialità di quest'uomo qui non è tanto il fatto di aver lanciato il microcredito, ma piuttosto di aver scommesso su persone dove ammettere che ci fossero delle risorse, ammettere che potessero avere delle risorse, era un triplo salto mortale all'indietro. Cioè, nella società del Bangladesh, scommettere sulle donne e sulle donne povere come potenziali creatori di economia che funziona è una cosa folle. Allora, questa è la cosa assolutamente geniale. Cosa ha fatto? Ha riconosciuto delle risorse in persone che erano ai margini della società e con cui nessuno avrebbe scommesso nulla. È esattamente quello che Corecco ci ha lanciato. Non guardare la persona a partire dal suo bisogno, perché è molto più del suo bisogno. Vi voglio fare ascoltare una cosa che diversi di noi hanno sentito già, ma che fa sempre, ed era in occasione del 70esimo, avevamo chiesto ad alcune persone di approfondire questa visione di Corecco, il personaggio, no? E il Don Villi Volonté, che con noi fa la serie di Babele, che qui parlava appunto di questo personaggio Corecco e di questa idea dello sguardo sulle persone. Il Vescovo Eugenio, e lo dice anche quando farà il suo discorso per il 50esimo di Caritas, coniuga sempre la parola giustizia e carità. E dice una cosa molto importante. La Chiesa ha pensato, nei termini della dottrina sociale, prevalentemente nei termini della giustizia. Ed è stato un motivo molto importante della dottrina sociale della Chiesa pensare
di ripristinare un'equità e una giustizia che nel mondo mancava. Però lui dice, se non c'è un'eccedenza, un di più, nel vedere l'uomo la giustizia non basta. E difatti dice, a un certo punto la dottrina sociale della Chiesa ha fatto questo scatto, ha recuperato il fatto che solamente la carità può dare veramente giustizia all'uomo. È in questa eccedenza, in questo di più che mi fa vedere l'uomo come uomo. La carità mette l'uomo non solo a livello dell'equità, in modo tale che tutti possono avere ciascuno il suo, ma pensa l'uomo come una vera risorsa, anche nel momento del bisogno. Siamo Chiesa, siamo la Chiesa. Il bisognoso, proprio perché il bisogno è radicale nell'uomo, il bisogno non è un qualche cosa che devo soddisfare temporaneamente. Il bisogno è qualche cosa che interpella la mia intelligenza ad accoglierlo e metterlo dentro con la stessa dignità delle cose che io tratto tutti i giorni. Se non si ha questo punto di partenza, sarà sempre una carità a tempus, per quel tanto di tempo che io posso dare o per risolvere il problema, e non sarà mai per me una risorsa invece l'altro. La carità dà una risorsa sociale in più, perché ti fa capire che l'uomo, anche in una situazione di bisogno, è una risorsa. Sprigioni in te una capacità di rimettere in moto quella persona per quel tanto che riesce a fare, nei termini che la giustizia non può fare. Allora è veramente guardare l'uomo con un'altra prospettiva. Ma il vescovo Eugenio Corecco non era né uno specialista di Caritas, né tantomeno un economista. Ci siamo chiesti diverse volte da dove nascesse, da dove venisse questa sua genialità, questa sua capacità di essere così preciso e così concreto nell'insegnarci a esercitare la carità evangelica. Il vescovo Eugenio aveva due grandi risorse. La prima è una risorsa naturale. È cresciuto con una sensibilità in questo senso, cioè di guardare l'uomo. E quindi era una sua genialità propria. Alcuni l'hanno, altri non l'hanno, altri se la formano. Io credo che ne avesse una dimensione naturale, proprio inerente alla sua persona, che gli veniva dalla sua storia, dal suo contesto, da come aveva affrontato l'uomo. La seconda, io credo che derivi dalla sua riflessione teologica, perché il ministero all'interno della Chiesa che per anni il vescovo Eugenio ha svolto era quello di pensare. Cioè di pensare la rivelazione cristiana, ma si può pensare in astratto la rivelazione cristiana. Io credo che dietro la riflessione teologica del vescovo Eugenio ci stava sempre l'uomo, quindi una visione antropologica, una visione dell'uomo che continuamente faceva correlazione con la rivelazione. In altre maniere, in altro modo, potrebbe essere dire Cristo che cosa pensava dell'uomo, come l'affrontava nella sua concretezza. Da questo impianto naturale di riflessione teologica, io credo che abbia tratto anche le coordinate culturali, no? di modo di affrontare la realtà dell'uomo nella sua situazione. E probabilmente ha individuato o ha riflettuto sul fatto che la carità non è un superfluo o non gestisce il superfluo dell'uomo, gestisce l'uomo, affronta l'uomo, parla con l'uomo, risolve il problema dell'uomo. E quindi l'uomo l'avrai sempre con te. Qualunque dovesse essere la natura, il settore dei suoi interventi in campo sociale, la Caritas è chiamata, con urgenza sempre più grande, ad esprimere nella società due valori specifici del cristianesimo, la cui rilevanza sociale non è misurabile con criteri puramente razionali. Il primo è la gratuità verso l'uomo in difficoltà, poiché è stata gratuita anche la redenzione offertaci da Cristo. Il secondo è quello dell'eccedenza, poiché eccedente è l'amore di Cristo verso di noi. La carità non ha come misura il bisogno dell'altro, ma la ricchezza dell'amore di Dio. È infatti limitante guardare all'uomo e valutarlo a partire dal suo bisogno, poiché l'uomo è di più del suo bisogno. Anche quando faremo festa, dobbiamo avere sempre quell'attimo di raccoglimento, di attenzione e domandarci
dove sei Gesù Cristo? Io ho in mente due cose dell'Eugenio, due frasi, un episodio evangelico in cui si parla dell'uomo, di un paralitico che è nella piscina probatica e che aspetta, come dice il Vangelo, che l'angelo smuova le acque per poter essere immerso e quindi risolvere il suo problema di malattia. Però questo paralitico dice una cosa: perché non sei andato dentro? Perché stai lì da anni e non riesci a buttarti dentro? Perché mi manca l'uomo che mi immerga dentro questa acqua di salvezza. Allora ci vuole sempre un uomo che si occupi di un altro uomo, prima cosa. La seconda cosa è la frase che nel Vangelo si dice, appunto, che i poveri li avrete sempre con voi. Come dire, l'uomo nel suo bisogno strutturale, non contingente, non immediato, di questo uomo con questo bisogno tu te ne dovrai occupare sempre, e te ne dovrai occupare secondo la modalità che il tempo e la storia te lo mettono davanti, no? Quindi Caritas ha bisogno effettivamente, a partire dalla sua radice cristiana, di vedere l'uomo con questo occhio, con questa modalità. Ma io credo che non c'è bisogno che l'Eugenio abbia fatto il direttore di Caritas per alcuni anni per capire questo. Non c'è bisogno, perché è andato direttamente, e per la sua ricchezza naturale, per il suo genio proprio, e per la riflessione sul fondamento ultimo della rivelazione cristiana, aveva anche lo strumento per individuare dove la carità potesse essere adeguatamente tenuta presente. L'uomo non è definito dal suo bisogno contingente, l'uomo non è definito dalla sua malattia contingente, l'uomo è bisogno fondamentale di comunione, di relazione, di dignità, di capacità di affronto della società, di elaborazione culturale. Questo è l'uomo nel suo bisogno fondamentale. Non possiamo essere cristiani muti. Ecco, vi faccio sentire un altro passaggio di un'intervista che abbiamo fatto con padre Mauro Lepori, che ha voluto molto bene a Corecco, che è stato il suo padre spirituale, l'ha accompagnato, eccetera. Ed è certamente una delle persone che hanno detto le cose, vabbè, io credo anche più belle, adesso non necessariamente questa intervista, ma su Corecco, ecco, la sua filiazione, ecco, sentirsi figlio di questo grande uomo, l'ha espresso a volte in modo veramente straordinario. Ma qui gli abbiamo chiesto alcune cose un po' relativamente a questi discorsi che stiamo facendo, e faccio ascoltare 2 minuti e 50 secondi che sono interessanti. Sicuramente Vescovo Eugenio, Don Eugenio, non ci ha mai ridotto ai nostri bisogni, ecco, nel rapporto con lui, nel vivere con lui, era attentissimo al nostro bisogno, anche ai nostri bisogni, ma appunto ci aiutava ad affrontarli senza ridurci ad essi, no? Senza pensare che quello era la parola definitiva sulla nostra vita, soprattutto quando il nostro bisogno era una mancanza, era un'immaturità, era una fragilità anche. E penso questo veniva anche proprio dal fatto che lui, la risposta al bisogno, cioè a Dio che risponde al nostro bisogno, o l'amore, e anche il bisogno di essere amati dagli altri, anche l'altro che risponde al tuo bisogno, ecco, questo era sempre più importante del bisogno, che è un po' il pretesto che Dio magari utilizza per attirarci a Lui. Cioè, come dire che il prossimo è il prossimo, cioè nel senso è il samaritano che aiuta, non tanto quello che... Il prossimo è qualcuno, no? È proprio... appunto mi colpisce quando dice, per esempio, quando mi scriveva che governare, essere vescovo non vuol dire fare delle cose, ma essere qualcuno, no? Per cui anche il pastore, che non è chiamato semplicemente a rispondere a dei bisogni, a delle necessità, a delle sfide, ma è chiamato ad essere qualcuno che è presente
e per il fatto stesso che è presente risponde al bisogno, no? È la risposta adeguata, cioè la vera risposta adeguata non è tanto quello che si fa, quel che si dice, ma esserci, no? Essere, offrire una compagnia, una comunione, e questo l'ha sempre fatto con noi. Una caratteristica di Don Eugenio era quello di essere con le persone, non era vescovo o padre spirituale. Sì, non riduceva mai il rapporto, il compito a quel che il compito comportava, ma proprio all'esserci, no? Alla compagnia che questo comportava. Per cui era sempre un rapporto personale, come al seguito di Gesù, che in fondo anche quando Gesù era con la folla non era mai... Cioè era sempre qualcuno con qualcuno, non era, era sempre in comunione con le persone, no? Per cui, e questo gli dava a Gesù questa sensibilità di scorgere nella folla anche quell'unica persona che, come Zaccheo, che aveva bisogno proprio di uno sguardo solo per lui, no? E questo nel Vescovo Eugenio l'abbiamo sempre visto. Vorrei sottolineare un paio di aspetti di questa cosa. Prima di lavorare in Caritas ho lavorato per il servizio di cura dell'alcolismo, si chiamava allora, adesso si chiama In Grado, e si occupa non solo di alcolismo ma di tossicodipendenze in generale, di dipendenza in generale. Ma ai tempi si occupava di alcolismo ed era la mia prima esperienza in come operatore sociale, psico qualcosa. Il mio atteggiamento nei confronti di queste persone era sostanzialmente quello di dire questi hanno un bisogno, sono alcolisti, bisogna aiutarli a non combinare troppi guai, con la convinzione comunque che tanto la maggior parte di loro non li tiri fuori dai guai, perché comunque l'alcolismo è una brutta malattia. Quindi non. E fino a che non sono arrivato in Caritas, io fondamentalmente quest'idea, senza, chiaro, non ero gretto fino all'estremo, però, come dire, quest'idea di fondo, cioè per cui io ero uno che tentava di aggiustare le persone e sapendo che tutto sommato spesso non ci sarebbe riuscito, era l'idea di fondo a cui sono arrivato. Intanto sono cresciuto sia come psicoterapeuta sia come operatore sociale, e soprattutto sono venuto a lavorare in Caritas in un momento in cui la Caritas stava proprio riflettendo su queste cose e pian piano si è trasformato il mio lavoro. Allora, oggi il rischio che corriamo spessissimo è quello di pensare che noi siamo diventati bravi perché non diamo più tanti soldi, no? Allora, prima la Caritas aveva una certa, come dire, generosità, poi ci siamo resi conto che l'uomo è più del suo bisogno, quindi non dia più niente, così si arrangia, c'ha le risorse, si arrangia lui. Ecco. Non è questa la carità, o meglio, non è questo il modo. Io credo che laddove servissero dei soldi davvero per una persona, glieli darei, non avrei grossi problemi, non è quello il problema di Caritas, di diventare più rancio, si dice in dialetto, più spilorcia, no? Cioè non è un problema di diventare più tirchi così la gente mobilita le sue risorse. Il problema è di guardare davvero le persone sapendo che non possiamo sostituirci all'altro, che la risposta deve venire dall'altro, da chi prende in mano la sua vita, e che quello che io posso fare è ricordare a questa persona: guarda che la tua vita tocca a te prenderla in mano e gli strumenti per prenderla in mano ce li hai. Non è facile, non sempre. A volte dobbiamo anche dire alla persona: io non lo so che strumenti hai te. Cioè non lo so se tu sei capace e non so se hai gli strumenti, ma sono sicuro che ce li hai. Perché nella maggior parte dei casi che ho incontrato, le persone questi strumenti ce li avevano. Allora, quest'idea della carità è un'idea, come dire, estranea all'idea dell'elemosina. Noi abbiamo sempre un'idea della carità come di una elemosina, e soprattutto abbiamo un'idea della carità come elemosina in cui in qualche modo, come dire, noi ci dobbiamo sentire un po' in colpa
perché siamo ricchi e quindi dobbiamo favorire i poveri. Allora, è sbagliato. Cioè, è come quando si pensa che l'ambientalismo, come dire, che la cura ecologica ha a che fare con il sentirsi in colpa per quello che sprechiamo. L'ultima enciclica di Papa Francesco dice un'altra cosa, cioè dice che l'ecologia è una dimensione globale dell'uomo, è una dimensione in cui la prima ecologia la devo fare con me stesso, la devo fare con uno sguardo su di me, con uno sguardo che ho nel rapporto con il mondo, con l'altro, con la realtà, con le generazioni che verranno, cioè in un rapporto in cui al centro ancora è la persona, non le cose o le tecniche, perché altrimenti rischiamo. E con la Caritas è lo stesso, cioè con il lavoro sociale di Caritas è lo stesso, non è una questione di tecnica, non è che prima facevamo in un modo, adesso facciamo in un altro, allora siamo più bravi, no? È una questione di sguardo sulla persona, ecco, e questo è, non è semplice evidentemente da acquisire, ma perché ha a che fare, credo, di più con la nostra vita che non con le persone di cui ci dobbiamo occupare. Non so se mi sono spiegato, spero di sì, se no chiedete. La questione, che probabilmente da un punto di vista pratico, concreto, cambia e rende così difficile questo modo di guardare alle persone come portatori di risorse, sta nel fatto di credere che quell'altra persona ce la può fare. Il presupposto più deteriore dello stato sociale, del welfare, del concetto di welfare, che in sé è una cosa buona, sta qui. Sta nel non credere molto, appunto, nelle risorse dell'altro, nel senso di credere che quell'altro ce la potrebbe fare a tirarsi fuori dai guai, ma che a tirarlo fuori dai guai saremo noi o saranno dei mezzi esterni. Questa cosa è essenziale perché se si crede che una persona non possa farcela e che quindi sostanzialmente è vittima di qualche cosa che gli arriva addosso dall'esterno, evidentemente è difficile immaginare che questa stessa persona che pensiamo così abbia poi delle risorse tali per cui possa diventare lui attore, cioè lui che decide, lui che si muove, lui che fa, e che dall'esterno possono venire dei sostegni, dei supporti, ma non delle sostituzioni alla decisione personale che quella persona deve prendere, di fare così piuttosto che fare cos'ha. Allora, la questione è, se noi pensiamo, come spesso il welfare pensa, e una certa interpretazione della carità evangelica dà come risultato non bello, evidentemente vuol dire che quella persona, qualunque tipo di bisogno abbia, finisce per essere definita da quel bisogno e quindi di non avere le capacità e di non avere la possibilità di essere attore. Quindi sostanzialmente un processo di de-responsabilizzazione della persona. Scusa se ti interrompo, mi è venuto in mente un esempio molto banale e molto preciso che riguarda chi è genitore. Non so se avete presente cosa succede con i figli. Metti a posto la tua stanza 1, metti a posto la tua stanza 2, metti a posto la tua stanza 3, la quarta volta lo facciamo noi. Sempre, cioè, sempre, spesso insomma. No? Lo facciamo noi e dopo un po' lo facciamo noi e basta, non glielo diciamo neanche più, perché tanto non si ottiene, non si cava un ragno da un buco. Allora, questo, per quello che dicevo prima,
Questa cosa riguarda la nostra vita prima ancora che il rapporto con l'altro, cioè se abbiamo uno sguardo di questo genere con il prossimo che ci sta intorno, è chiaro che quando andremo a lavorare ce l'avremo uguale. È più faticoso non mettere a posto la stanza di tuo figlio e litigarci finché se la mette a posto lui. È più faticoso, è molto più facile dire vabbè, che se ne frega, cioè, faccio prima a farlo che a dirglielo, no? Ma di fatto, come dire, vuol dire inchiodare la persona dentro un pensiero sbagliato su di lui, cioè alla fine anche lui si convincerà che tanto qualcuno lo fa al suo posto, cosa che fanno normalmente spesso le persone che vengono da noi e che pensano che comunque qualcuno ci deve pensare, lo Stato ci deve pensare, la ieri l'altro giorno ho avuto una signora e mi ha detto: ma voi non siete la Chiesa? Sì, ma la Chiesa non ha i dormitori per le persone, non fanno le opere di carità, cioè è automatico, no? Facciamo così. E quindi lei si aspettava che noi avessimo quello di cui lei aveva bisogno, no? In questo senso è proprio una rivoluzione da fare in testa, eh? E questa rivoluzione è quella che, se riusciamo a farla, quando guardiamo la persona disoccupata, non la guardiamo solo come una povera vittima dell'ineluttabile, di quello che, insomma, è capitato e che quindi è colpa appunto del mercato, di questo, di quell'altro, e sostanzialmente non gli diamo grandi chance di poter ritornare per davvero ad essere competitivo. Se riusciamo a fare questo cambiamento, vorrà dire che quella persona non è che sottovalutiamo le oggettive difficoltà che uno ha, per esempio se non ha formazione, se ha un'età più avanzata, se ha tutta una serie di guai che da un punto di vista della collocabilità esistono. Se lo guardiamo non definito da queste cose, probabilmente saremo anche più intelligenti e capaci di considerare come quella persona uno che può farcela se tira fuori le sue capacità anche più nascoste e sostanzialmente se comincia a credere per primo lui, di potercela fare. Il nostro atteggiamento cambia anche a livello di accoglienza nei programmi occupazionali. Non parliamo poi a livello del servizio sociale o cose di questo genere. Se noi consideriamo che la persona indebitata è una povera vittima, probabilmente faremmo quello che, se non sbaglio, il nostro ministro, che probabilmente da qui in su è abitato da un grande vuoto, che ha detto una cosa del genere: ah, ma adesso dovremmo fare come gli altri cantoni e fare un fondo per raccogliere soldi per poter pagare i debiti alle persone, perché insomma, se no queste non ce la fanno a venirne fuori. Che cosa c'è dietro a questo vuoto? C'è evidentemente il concetto che la persona indebitata è una vittima di qualche cosa che viene da fuori e che non è correggibile, che non può essere cambiato. Sostanzialmente che quella persona lì non si può aiutare a venire fuori. Quindi, se non si può aiutare a venire fuori dal suo modo di vivere e di fare debiti, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di raccogliere soldi e poi pagarglieli in modo tale che non le conseguenze, no? Questo per dire che il concetto, l'idea che abbiamo della persona e del cosa la definisce, ha poi le conseguenze sul piano pratico, sulle cose che facciamo, su come la guardiamo, su come ci muoviamo, su cosa combiniamo. Se Yunus, con le donne del Bangladesh che lavoravano tutto l'anno come matte, nel suo caso era gente che faceva, pagliava, metti le sedie, e lui racconta dei fatti di questo tipo. Alla fine dell'anno avevano venduto le sedie ed erano più indebitate di prima, nel senso che
comunque non possedevano niente, non avevano niente, dovevano chiedere a qualcuno di dargli la materia prima, poi loro lavoravano come matti, vendevano queste cose e non riuscivano mai. L'intuizione di Yunus evidentemente che è partita da un'idea, non è partita dalla benevolenza, ma sì, siamo buoni, perché lui che comunque ha fatto studi universitari negli Stati Uniti, ma famiglia agiata, figuriamoci se non poteva distribuire qualche centinaio di dollari e mettersi a posto la coscienza, e tutte queste donne che aveva conosciuto, non so più bene come, ma avrebbero potuto, va bene, comperarsi le cose. No, questo qui ha capito, ed è qui il déclic geniale, ha capito che avevano delle risorse, ma bisognava aiutare quelle persone a tirar fuori le risorse. Quali erano le risorse? Le risorse che lui ha intuito in queste persone è che quelle donne emarginate nella società del Bangladesh erano dei potenziali produttori economici. Non lo sapevano probabilmente, ma erano dei potenziali produttori di ricchezza. Metodo? Evidentemente, dopo aver fatto questa pensata, il metodo non è gli regalo dei soldi, che quando sono finiti, buonanotte al secchio, è finito. Ma li faccio diventare dei soggetti economici produttivi. Come? Ed è lì il microcredito. In quella realtà lì, il microcredito, cioè ti presto dei soldi e tu cominci a restituirmeli subito, perché così generiamo un sistema di mercato. Bene, questo era il metodo per tradurre l'idea: quelle donne lì sono portatrici di risorse. Evidentemente voi nei programmi occupazionali non dovete fare il microcredito per tradurre l'idea che il disoccupato che arriva lì è portatore di risorse, lo dovete tradurre in un altro modo. Ma è il pensiero originale che ci fa poi tradurre, magari trovare l'idea buona per tradurre. Se il disoccupato che arriva da noi è portatore di risorse, creerò delle cose, perché lo considero uno che può diventare protagonista, lo considero uno che potrà diventare uno che decide. Se non è portatore di risorse ed è solo uno che non ce l'ha fatta a tenersi il posto di lavoro, che il mercato cattivo l'ha buttato fuori, beh, sostanzialmente lo guardo, posso pregare per lui se ho l'abitudine di fare cose del genere. E cambia completamente la prospettiva. C'è una questione che potrebbe nascere la domanda: sì, vabbè, però perché in fondo il dare dei soldi non funziona? Cioè la filantropia, cioè, io sono ricco, ho dei soldi, li do a quello lì. Allora Yunus poteva dare dei soldi alle donne e invece non glieli ha dati e gli ha dato dei prestiti. Allora perché non funziona? La fondazione di Bill Gates e sua moglie, e adesso dell'altro di Zuckerberg, cos'hanno? Cioè, prendo questi come simboli perché sono belli, sono ricchi e sono simpatici, hanno avuto successo, sogniamo tutti di inventare. Ce l'abbiamo anche in casa. Sì, no, cioè proprio, ecco, per esempio, no? Allora, perché questi qui, in fondo, io dico che fanno una cosa sbagliata? Animati da buoni sentimenti fanno una cosa sbagliata. Dove sta l'inghippo? Perché poi su questa cosa io sono certo che facciamo fatica a rispondere alle obiezioni. Potrebbero fare dei giochi di ruolo qua e vedere quanti di noi sono in grado di rispondere all'obiezione di nostri amici o di conoscenti che ci dicono: ma scusa, ma cosa c'è di così, eh? Cosa c'è di male della gente che ha dei soldi e finalmente la dà a della gente che è nei guai? Dimmi tu cosa c'è di sbagliato, eh? Dimostrare che questa roba qua è così, vi assicuro che è tutt'altro che facile. Tutt'altro che facile. Ho sempre detto che mi è capitato
diverse volte di fare questi discorsi in ambienti diversi e di misurare come in ambienti economici, quindi dove la gente pensa tanto alla carità, cose del genere, ma pensa in termini di soldi, di economia, eccetera, paradossalmente questi discorsi qua sono capiti, non è difficile farli capire, perché evidentemente dire a un economista, a uno che è dentro nel pensiero economico, sai, dalla povertà non si esce se non si diventa soggetti economici produttivi, uno dice, beh, e allora? Certo, certo che è così. Beh, mi stai raccontando di così nuovo? Dico la stessa cosa in ambiente cattolico, c'è tre quarti delle persone che abbassano la testa, che è qualcuno che ha il coraggio di dire, no, è vero quello che dici, è successo, è vero quello che dici, però poi nella realtà, quale realtà? Però poi nella realtà no, nella realtà quando vai nel terzo mondo e vedi quello che succede, capisci che non è mica così, cioè devi portare dei soldi, devi distribuire dei soldi, è certo. Dove sta tecnicamente l'inghippo? Cioè, da un punto di vista del principio, dico che il gioco sta nel riconoscere la dignità dell'altra persona come capace portatrice di esprimere questa dignità attraverso le sue risorse. Allora, questo è il concetto. Oppure, l'altro concetto, no, quello lì è una vittima, poverino, da solo non ce la fa, io che sono ricco e che posso fare al suo posto. Queste sono le due posizioni teoriche. Ma nella pratica, dove sta la grana? La grana credo stia solo qui, nel fatto che la filantropia separa in modo netto e completo il momento di produzione, il luogo di produzione della ricchezza, da quel luogo dove invece si vuole essere solidali. Cioè, il povero che io voglio aiutare nel terzo mondo, gli porto dei soldi che ho guadagnato altrove, e altrove vuol dire nei posti dove io sono capace di guadagnare, dove è possibile guadagnare, dove si può produrre ricchezza. Dove sono i poveri, lì non si può produrre ricchezza. Quindi a quelli lì bisogna solo dare delle cose. Allora, quello che non funziona è che non si permette di far diventare il povero un soggetto economico produttivo. Gli si danno dei soldi, si paracadutano giù e poi evidentemente si considera che quelle persone lì tanto non sono in grado di. E questo lo si pensa anche quando si fa finta di fare quella menata di discorso della canna da pesca. Quella è una menata, perché la gente in quel posto magari non ha il fiume, non ha il mare, quindi pescare è un accidente. Le canne da pesca sono una fesseria e la canna da pesca nel deserto non pesca un tubo di nulla. Ma noi abbiamo teorizzato che gli insegniamo a pescare così poi loro sì che diventano attivi, eccetera. Sono balle. Consideriamo le persone povere come incapaci di venire fuori dalla loro situazione. E poi dopo facciamo finta di mettere in piedi dei palliativi. Quindi la grana sta in questa separazione fra io la ricchezza dove la produco, con chi la produco, posso provare a far partecipi di quel momento di produzione di ricchezza quei poveri che poi dico che vorrei aiutare? Evidentemente non è mica semplice, ma è un cambiamento che è radicale. Allora, la filantropia complessiva che ha voluto dire in questi ultimi decenni cifre spropositate messe lì per risolvere il problema, per esempio, della fame del mondo, e non ha funzionato, credo si debba dire che non ha funzionato non per cattiveria, non perché solite balle, perché le organizzazioni sono corrotte, sprecano. C'è sicuramente anche quel tipo di problemi, ma non è questa la ragione. Non è quel tanto di corruzione così delle grandi organizzazioni che non ha fatto funzionare il sistema. Il sistema non funziona
perché ha sostanzialmente una distribuzione a pioggia di beni che non generano la possibilità in quelle persone di esprimere le loro risorse, le loro capacità. Quindi facciamo cattedrali nel deserto, quindi continuiamo a fare cose, no, che vengono su, ta ta ta, che poi dopo ho raccontato varie volte quell'episodio raccontato dal Don Farin, che a me ha segnato profondamente. Don Farin è il nostro sacerdote ticinese che è stato missionario e che qua raccontava che nel villaggio dove era mancava l'acqua al punto tale che bambini che morivano, quindi una situazione, non mancava l'acqua però, vabbè, no, un disastro. Lui era cosciente del fatto che bastava che facesse una telefonata ai suoi ex parrocchiani, avrebbero fatto una colletta e nel giro di una settimana lui aveva i soldi per fare uno o due pozzi senza problemi. Lui dice: io non l'ho fatta questa cosa, perché so benissimo che se avessi fatto questa cosa il pozzo dopo poco tempo si sarebbe riempito di sabbia, perché nessuno l'avrebbe pulito, nessuno avrebbe fatto, brigato, eccetera, eccetera. Perché? Perché evidentemente i tempi non erano maturi per fare il pozzo. Il problema non era mandar giù 20.000 franchi magari per bucare il pozzo. Era: quando i tempi saranno maturi, la gente se lo farà al pozzo e eventualmente chiederà un prestito se ha bisogno di macchinari per fare i buchi. E allora lui diceva: fino a quando il villaggio non si riunisce sotto l'albero, che voleva dire quando la gente si riunisce sotto l'albero perché sta prendendo una decisione importante, fino a quando non si riuniscono sotto l'albero e decidono di fare il pozzo, io non faccio assolutamente nulla. Allora, a me aveva colpito profondamente, perché la conseguenza è che lui è stato giù per un certo tempo a vedere morire dei bambini perché non c'era il pozzo. Allora, quanti dei presenti di noi sono capaci di applicare il principio bello, no, delle risorse, di questo e di quell'altro, al punto tale, cioè così rigorosamente, da ammettere che tu puoi anche essere lì a condividere una situazione sapendo che tu potresti fare il pozzo e non lo fai perché è sbagliato da un punto di vista del metodo, e aspetti. Allora, bisogna essere coscienti che quando un pensiero sano si traduce ha conseguenze. Nel lavoro sociale la tragedia è di aver bisogno di sentirsi onnipotenti. Noi abbiamo bisogno sotto sotto di sentirci onnipotenti, perché se ci sentiamo onnipotenti, cioè quell'altro è un po' disperato, ma io sì che posso fare i pozzi piuttosto che trovare i posti di lavoro, piuttosto che qui, piuttosto che là, vabbè, mi sento tranquillizzato. Mentre se devo portare alle estreme conseguenze il rispetto della dignità dell'altro, devo magari, come nel caso del Don Farin, fare di tutto per sollecitare le persone, ma poi stare al mio posto, guardare, e dover anche guardare che le persone affondano, magari non drammaticamente come in quel villaggio dove addirittura si moriva nel senso più letterale del termine, però insomma di dover ammettere che il servizio sociale, perché non lo possono fare tutti? Io dico: non lo possono fare tutti perché è difficile poter vivere il dramma dell'altra persona, sapere che magari questo potrebbe venirne fuori, e sapere che se vuoi rispettare la dignità della sua capacità di scelta, non puoi metterti al suo posto. Questa roba qua è difficilissima. È difficilissima.
credo che molti operatori sociali vadano in crisi quando hanno la sensazione di essere impotenti. Ora, la chiave di volta, secondo me, è invece di sapere di essere impotenti quando si rispetta l'altro al punto tale da creargli delle condizioni perché possa essere aiutato a prendersi la sua responsabilità, a essere capace di decidere, ma a noi essere anche capaci di stare al nostro posto e di guardare quella persona nel riconoscimento più profondo della sua dignità. Questa è una cosa estremamente complicata, estremamente difficile, ma secondo me anche straordinaria. Cioè, credo che per Yunus vedere che queste donne del Bangladesh anno dopo anno restituivano i prestiti, non erano contente perché facevano le loro cose e vendevano, restituivano i prestiti alla faccia dei suoi amici banchieri a cui aveva chiesto se c'era la possibilità di mettere in piedi un sistema di microcredito con le loro banche. Questo ha studiato economia, quindi conosceva gente, e questi l'hanno mandato al paese dicendo che quella gente lì non era assolutamente affidabile, non avrebbe mai restituito un ghello. Allora, la soddisfazione, credo immensa, di quest'uomo nel cogliere che quelli lì le risorse le avevano al punto tale che restituivano. La Grameen Bank sostiene, io spero che sia vero, di avere un tasso di restituzione dei prestiti incredibilmente alto. Allora, pensiero che si è tradotto in: noi incontriamo delle persone che non stanno bene, il pensiero sano è di guardarli, non definiti da quello che non funziona, ma definiti da delle capacità che ci sono e che bisogna aiutare a farsi venire fuori. E in questo vi voglio far ascoltare alcune cose che sono nate dalla riflessione sul pensiero economico di questa enciclica Caritas in Veritate, su cui abbiamo fatto la bellezza di più di 100 puntate, cioè pillole di riflessione, con alcuni economisti, di cui uno è Zamagni, quello che verosimilmente ha scritto metà di questa enciclica, per cui, cioè, persone che sulla questione del come guardare all'economia e come stravolgerla per far diventare il pensiero economico come un pensiero sano, ecco, hanno fatto veramente una strada impressionante. E, beh, possiamo partire per esempio da questo qua, che è una delle cose. Questa enciclica non è facile, come potrebbe sembrare, perché questa enciclica ha un elemento di novità assoluto. Mentre le altre encicliche, Centesimus Annus, Rerum Novarum, eccetera, prendevano il mercato di tipo capitalistico come un dato di natura immodificabile e cercavano di migliorarlo, questa enciclica per la prima volta dice: attenzione a non confondere l'economia di mercato con il sistema capitalistico, perché il mercato esiste da ben prima dell'avvento del capitalismo, perché il mercato comincia a funzionare a partire dal 1300. Il capitalismo, come aveva spiegato bene Max Weber, comincia a funzionare a partire dal 1700. Quindi l'economia di mercato è un modo di organizzare la sfera economica. Il sistema capitalistico è un modo di organizzare l'intera società. Sono due cose diverse. Quindi non possiamo fare l'errore, ci dice il Papa, di identificare i due elementi. In altre parole, avere l'economia di mercato non vuol dire, per avere l'economia di mercato, non vuol dire necessariamente
che si debba accettare il sistema capitalistico. E allora questa enciclica dice, dov'è la differenza? La differenza è tutta qui, che mentre il mercato capitalistico ha come fine il bene totale, il mercato civile, ecco il discorso della società civile, il mercato civile ha come fine il bene comune. Il Papa dice, se noi vogliamo transitare con la dovuta gradualità dall'un modello all'altro modello, dobbiamo rafforzare quelle espressioni della società civile che nel loro agire economico hanno come obiettivo il bene comune. E queste sono le cooperative, le imprese sociali, la finanza etica, il volontariato e così via. Quindi ecco perché il Papa dice il terzo settore è un'espressione non sufficiente, perché il terzo settore significa che terzo viene dopo il primo e il secondo. Il primo settore è il mercato capitalistico, il secondo settore è il settore pubblico dello Stato, poi aggiungiamo un terzo settore che aggiusta. No, il Papa dice no, bisogna che se vogliamo andare verso un superamento di un'economia di tipo capitalistico, senza però negare il mercato, perché il mercato è fondamentale, dobbiamo arricchire in una dinamica e soprattutto in un rapporto, come dire, veramente competitivo, il mercato di imprese che operano senza avere il fine del profitto, ma avendo come fine il bene comune. Questo noi lo stiamo vedendo, ma mai come negli ultimi 20-25 anni in tutto il mondo occidentale assistiamo ad una, diciamo, letteralmente ad una esplosione di questa espressione della società civile. Quindi il senso ultimo non è quello di aggiungere una pezza che serve per, come dire, raccogliere una sorta di croce rossa sociale, ma il senso è quello di civilizzare il mercato. Il mercato deve tornare, come lo fu ai suoi albori 700 anni fa, un strumento, un veicolo di civilizzazione dei rapporti interpersonali. Vi faccio ascoltare alcune cose di queste perché hanno dentro molti elementi che poi, se si ricollegano, si rende conto di come questo cambiamento di cui parlavo sia molto presente all'interno di questa magnifica enciclica. Ecco. La prima tradizione di impresa sociale, che forse è quella alla quale tutto sommato mi sento meno legato perché la trovo un po' limitativa, è quella che si chiama Social Enterprise School nella letteratura. Si identifica con la crisi che si produce nel fundraising, cioè le organizzazioni no profit si rendono conto che andare a fare fundraising ti costa 80 centesimi per ogni franco che tiri su. Ma 80 centesimi costa a me, 80 centesimi costa a te, alla fine il franco che viene preso è uno solo, per l'intero complesso abbiamo speso un franco e 60 per tirare su un franco. E allora nasce l'idea di costituire delle organizzazioni profit che hanno come campo di attività qualsiasi cosa, con quale obiettivo? Di generare risorse da devolvere all'attività core, che sarebbe l'attività della, diciamo, mission oriente dell'organizzazione no profit. Ecco, questo è un modello che secondo me ha avuto una sua grande, come dire, un suo grande ruolo, una sua grande funzione, perché ha consentito a delle organizzazioni che avevano degli obiettivi, diciamo, sociali nel senso più vasto del termine, cioè di servizio alla comunità, di finanziare questa attività. Poi vado avanti. Evidentemente questa è la separazione di cui parlavo. Lui il discorso adesso lo faceva sulle organizzazioni che per finanziarsi fanno il fundraising, dice, poi queste qui prendono i soldi che hanno raccolto e poi li danno per fare cose buone. Questa è una separazione, sta parlando di questo.
E poi si riferisce a Yunus. Parentesi esplicativa. Lui è del Movimento dei Focolari. Il Movimento dei Focolari ha messo in piedi una gigantesca opera di collegamento fra imprese, generalmente dirette da persone che sono membri del movimento o comunque che sono vicini a questo spirito, e che si chiama economia di comunione, per cui lui a un certo punto cita l'economia di comunione, di fatto sta citando questo agglomerato di, penso, migliaia di imprese che cercano di realizzare un tipo di economia. Però secondo me Yunus va oltre. In che misura va oltre? Si chiama nella letteratura la Social Innovation School. Qual è secondo me il limite dell'approccio della Social Enterprise School? È che tu hai una netta separazione tra quello che faccio nell'attività business, e lì che faccia gadget, che faccia... No, l'importante è che io venda e faccia soldi. E l'attività in qualche modo, devo dire, io faccio una critica interna all'economia di comunione, anche noi abbiamo vissuto questa logica. Cioè agli imprenditori cosa facciamo fare? Produrre profitti e donare questi profitti. Poi il loro lavoro finisce. A questo punto c'è l'AMU, ci sono le nostre ONG che fanno il lavoro. Devo dire la verità che non mi piace questa separazione. L'enciclica ci dice che non dobbiamo separare questi due momenti. Non c'è chi si specializza nella redistribuzione e chi si specializza nella produzione. Yunus dice proprio questo, cioè dice l'imprenditore che ha delle virtù che lo rendono innovatore, che lo rendono capace di assumersi il rischio, di non fermarsi a lamentarsi dei problemi, ma sono sempre una pedana di lancio, una sfida, che quasi quasi lo eccitano. Cioè l'imprenditore che ha un problema davanti, il vero imprenditore, non prende paura quando c'è un problema nel mercato, quando c'è qualche guaio, ma quasi quasi si eccita, perché vive la sfida imprenditoriale come una vocazione. Allora, questo imprenditore, secondo me, quello dice Yunus, ha delle energie che dovremmo anche utilizzare direttamente per risolvere i problemi sociali. Ecco che nasce l'impresa for project, perché io uso l'impresa con le sue logiche, col suo meccanismo, anche per risolvere i problemi sociali, in un modo nuovo, in un modo più creativo, che mobilita delle risorse impensate. E allora supera questa suddivisione del lavoro della prima scuola, che anche dal punto di vista temporale precedente, cioè nasce negli anni 70, con questa crisi dei finanziamenti filantropici. Io credo che la Banca Mondiale spenda più della metà di quello che riceve per mantenersi. Sto per dire come fundraising. Sì, Yunus fa questa critica abbastanza pesante in uno dei suoi testi, per esempio spiegando come la Grameen Bank usa, non so se l'8-10% delle proprie risorse di quello che riceve, no? per mantenersi, eccetera, e mentre le agenzie cosiddette non profit di fatto usano il 40% delle loro risorse per mantenersi. Allora è chiaro che c'è una bella differenza, secondo me. Ecco, io su questo però invito sempre a essere molto attenti e a non cadere nell'illusione romantica che si possa fare un lavoro efficace spendendo niente. No, sono balle. La Caritas spende... Cosa spende di stipendi la Caritas? Quasi 3 milioni. Quasi 3 milioni, va bene? Allora, se uno dice, gli stipendi sono uno spreco, bisognerebbe dare i soldi ai poveri, beh, la Caritas è il disastro più totale. Più totale. Perché se su un budget, cos'è, 6 milioni e mezzo, ne spende quasi la metà in stipendi, sta scialacquando. Capite come si fa in fretta a dire stupidaggini sul... Evidente che il produrre un lavoro utile può anche costare un sacco di soldi. Noi facciamo dei programmi occupazionali che non distribuiscono soldi, ma tentano di aumentare le probabilità di collocare le persone. Come lo facciamo? Creando un lavoro che degli operatori devono fare, e questi operatori ovviamente costano. Quindi, dire, bisogna fare attenzione quando si guarda da lontano le organizzazioni che spendono, dove spendono, come spendono, eccetera. A me interessa sempre sapere che cosa fanno prima di
quanto spendono, perché a volte un'organizzazione può anche spendere tantissimo, per cui io ho sempre pensato che questa trovata di Yunus fosse più funzionale così a un suo modo di raccontare le cose che poi lui avesse e ha tuttora un'attenzione a evitare lo sperpero, questo è fuori di discussione, ecco. Ma che se vuoi una banca efficiente che fa del microcredito efficiente, tu debba avere comunque degli operatori che lavorano bene e che costano, è anche altrettanto vero, ecco. Bruni è un altro economista, anche lui peraltro del Movimento dei Focolari, molto amico di Crivelli, e che ha partecipato molto attivamente alla nostra serie. Sono più modelli di impresa sociale, cioè questo di Yunus è un modello che possiamo chiamare così, cioè l'impresa socialmente responsabile, che è sociale in quanto aiuta il territorio a svilupparsi in vari modi, però non chiama in causa il lavoratore all'interno dell'impresa, cioè Yunus dice: io prendo la grande impresa tradizionale, la multinazionale, in questo caso la Danone, e a fianco alla Danone creo un'impresa sociale per scopi di bene comune. Questa è l'idea che ha Yunus di capitalismo, è un'idea molto rivoluzionaria. Il modello europeo è un pochettino diverso, cioè è complementare, non è che dice che ciò non è importante, però dice: ma la produzione, che cosa accade dentro l'impresa? Cioè, che ruolo hanno le persone, diciamo, con problemi sociali nel lavoro? Quindi l'impresa sociale europea è molto preoccupata di includere le persone svantaggiate nel processo produttivo, quindi hanno due modi diversi di interpretare il sociale. Cioè Yunus pensa più al risultato di bene comune, l'impresa europea pensa più all'inclusione nel lavoro di chi è escluso. Sono due umanesimi, secondo me, coessenziali, perché non potrebbe bastare, secondo me, il modello di Yunus, perché oggi avremo sempre più, diciamo noi, gli scarti, cioè in un mondo che produce sempre più persone isolate, cioè se non siamo capaci di includere ex tossicodipendenti, persone malate mentali, con handicap dentro l'impresa, il modello solo di Yunus forse non sarebbe sostenibile in quanto tale. A me piace molto vederli complementari, cioè la dimensione del bene comune ma anche la dimensione dell'impresa che include chi è escluso mentre produce. Sono due diversi modelli che però possono essere complementari. Lui sta facendo un discorso di una distinzione che ci tocca molto e che è molto importante. Il modello di Yunus, le donne del Bangladesh erano delle donne efficientissime, cioè la gente capace di lavorare, che erano messe ai margini. Lui ha creato la possibilità che queste diventassero degli imprenditori e questa cosa ha avuto successo. La Grameen Bank fa microcredito sostanzialmente a delle persone che si mettono assieme, che sono capaci di produrre, di lavorare. Bruni ci richiama a un modello complementare che è molto vicino a quello che facciamo noi. Noi non prendiamo delle persone super efficienti, ma prendiamo delle persone che hanno grane, che fanno fatica a rientrare nel mercato del lavoro, proprio per scelta. Allora lui dice: bisogna avere un modello che, se da una parte ha la carica del pensiero di Yunus, dall'altra trova dei modi per coinvolgere nell'impresa anche delle persone che non hanno una capacità produttiva al 100% o al 150%. Una riflessione che noi stiamo facendo, direi da anni, ma forse adesso siamo in una sorta di dirittura d'arrivo per quanto riguarda una prima sperimentazione in collaborazione col Cantone, gira intorno a questa questione che vi tocca, perché è la realtà di molte persone disoccupate che arrivano da noi, o comunque, se non sono molte, di un certo numero. E cioè, noi incontriamo persone che hanno una capacità produttiva ridotta,
Ridotta cosa vuol dire? Vuol dire che per X motivi una persona messa nel mercato normale dove si richiede un livello di produzione non ce la fa. Anche impegnandosi e tutto quanto non ce la fa. Ma ha una capacità ridotta che rischia di non essere utilizzata. Rischia di non essere utilizzata perché il nostro sistema pretende di inglobare delle persone che siano efficienti al 100%. Addirittura da un punto di vista tecnico-sindacale non abbiamo la possibilità oggi, non abbiamo ancora la base legale, per esempio, per poter prendere una persona a lavorare che rende la metà. Esempio concreto è la catena di montaggio, ma anche i televisori smontati a Polleggio piuttosto che a Rancate, sono dei numeri, no? Tu sai che in una giornata una persona efficiente ti può smontare tot televisori. Tu misuri e dici, questa persona che si sta impegnando, so che si sta impegnando per quello che può fare, eccetera, eccetera, ne riesce a smontare la metà. La grana sta nel fatto che io sul mercato questa persona oggi non la posso piazzare. Perché se una ditta dice, io sarei disposto a prenderti il tuo operaio che smonta la metà dei televisori, però lo devo pagare la metà, non lo può fare, tecnicamente non può ancora farlo. E non può farlo per il fatto che o l'assunzione è a tempo pieno o l'assunzione è a metà tempo, ma se lo assume a metà tempo questo viene metà giornata, mentre il problema è la capacità produttiva limitata. Allora stiamo facendo dei tentativi per vedere se è pensabile che si valorizzino le risorse al punto tale da poter dire se quella persona produce al 50% deve avere un salario vero, salario, quindi non una prestazione AI, un salario che paga questa sua capacità produttiva. E poi per quel gap, quella differenza che è una incapacità che non si riesce a risolvere, che ci sia una forma evidentemente di welfare, quindi di sostegno. Questa cosa qua la stiamo riflettendo, stiamo portando avanti e forse siamo arrivati a poter sperimentare un primo caso, poi se funzionerà un altro e magari da questo nascerà proprio la possibilità concreta di trovare l'assetto giuridico per farlo. Vi porto questo esempio per capire come questa importante distinzione dobbiamo farla anche noi, perché se no finiamo per dire, ah ma se Yunus ha fatto lavorare le donne in Bangladesh, adesso giù al Cathy Shop, questi qui devono produrre così e cosà, e non è possibile che non succeda. Bisogna prendere atto del fatto che, anche se io dico che una persona non è definita dal suo bisogno, ma è definita dalle sue risorse, devo essere realista nel calcolare le sue risorse, non tanto il bisogno, ma le sue risorse le devo calcolare. Devo favorire lo sviluppo, ma poi essere realista nel senso di dire se questa persona l'abbiamo sostenuta, abbiamo fatto grandi passi, siamo arrivati ad ottenere parecchio, ma la sua capacità produttiva è del 50, bene, facciamo di tutto perché questa persona possa esprimere all'interno del mercato questa sua capacità e non essere messo da parte. In questo senso quindi è importante questo discorso che mi sembra veramente centrale di Bruni. Io sono convinto che l'impresa sociale sia una delle più grandi innovazioni teoriche, oltre che di prassi degli ultimi 30-40 anni, perché richiama alla sua vocazione la stessa economia. L'economia politica nasce con un'intuizione molto semplice. Il mercato avvantaggia chi partecipa allo scambio e avvantaggia tutti, avvantaggia anche il soggetto che sembrerebbe svantaggiato. Questa è la grande intuizione con cui nasce l'economia. Allora, che cosa fa oggi l'impresa sociale? Dando lavoro a persone che hanno alcuni svantaggi, non tutti. È sempre ricordare che una volta quando pensiamo a una persona che magari disabile tendiamo a vederla in un modo spesso distorto. Una persona disabile ha alcune disabilità, ma in altri ambiti, in altri luoghi ha delle eccellenze. Vede la persona disabile in un modo creativo e riesce a trovare dei lavori
rispettosi, dove quella persona contribuisce all'impresa, dove c'è un mutuo vantaggio tra l'imprenditore e il lavoratore. Questa è l'innovazione, altrimenti sarebbe la solita assistenza. Se fosse semplicemente dar lavoro, intrattenere le persone perché altrimenti fanno dei danni fuori, diamogli un po' di lavoretto, questi stanno buoni, il lavoro delle Barbie, cioè questo non sarebbe nulla di innovativo, sarebbe un modo nuovo di fare il vecchio assistenzialismo, dove in realtà che ha fatto un sacco di danni, con l'idea che il lavoro vuol dire persona sana, giovane e forte, e chi non lavora viene in qualche modo intrattenuto, viene gestito, viene tenuto a bada perché può essere pericoloso, può essere deviante. Questa visione paternalista ha creato un sacco di danni a livello, secondo me, in Europa e anche in America. L'innovazione qual è oggi? Dire no, noi dobbiamo includere queste persone dentro l'impresa e farle in modo produttivo, in modo efficiente. Fanno soldi, fanno profitti questi lavoratori. Questa è la grande innovazione. Cioè, se noi non capiamo questo e leggiamo questi imprenditori come dei filantropi, come persone buone che si commuovono, ma questi sono degli innovatori, sono degli imprenditori che hanno capito che fanno soldi in questo modo, dando lavoro a persone che in quei settori sono produttivi e fanno, diciamo, soldi, producono ricchezza, includendo persone escluse che diventano utili all'impresa. Questa è una grandissima, secondo me, innovazione che, se non è capita, secondo me si fraintende ciò che oggi sta avvenendo in questo grande fenomeno che è in grande crescita a livello europeo e non solo. E Zamagni assistenza sociale non vuol dire assistenzialismo. L'assistenzialismo è la versione degenerante dell'assistenza sociale. L'assistenza sociale è cosa buona. Perché l'assistenzialismo è cosa cattiva? Perché offende la dignità delle persone. Io non ho trovato modo migliore per far capire questo concetto che quello di riferirmi ad un pensiero del 1300, quindi di 700 anni fa, introdotto dai francescani. I francescani già nel 1300, andando a predicare sulle diverse piazze europee, italiane ed europee, insistevano su questo, che sarebbe bene che ce lo ricordassimo quotidianamente. Cito a memoria: l'elemosina aiuta a sopravvivere, ma non a vivere. Perché vivere è produrre e l'elemosina non aiuta a produrre. Questa frase la dicevano i francescani 700 anni fa, avevano capito tutto. Questa è la frase che sintetizza meglio di ogni altra la condanna dell'assistenzialismo. Perché se io ti do l'elemosina, possiamo anche chiamarla filantropia, non cambia niente, io ti aiuto a sopravvivere, ma non a vivere. Perché vivere è produrre, cioè dire tu vivi quando sei messo nelle condizioni di produrre, di contribuire al processo di produzione del bene comune. Se io invece ti do l'elemosina, tu sopravvivi, ma quella non è vita, quella è la vita degli animali, le persone non sono. Ecco perché bisogna stare molto attenti. A volte noi, quando facciamo dell'assistenzialismo, l'elemosina, la filantropia, senza rendercene conto, noi offendiamo la dignità delle persone. E badate, bisogna sempre ricordare che c'è un modo di offendere gli altri anche, come si suol dire, aiutandoli. Bisogna stare molto attenti, perché ci vuole molta carità quando si aiutano gli altri. Perché la filantropia, che è un concetto americano, noi la vediamo, la possono praticare anche coloro i quali prima hanno sfruttato, poi si mettono la mano in tasca e regalano. E quella è filantropia, ma non è carità. O meglio, non è la carità come la intende il cristianesimo. Allora l'attenzione della Chiesa, o in generale del movimento cattolico, è sempre stata quella di praticare, di realizzare pratiche di carità che non offendono la dignità delle persone. La domanda può diventare: ma è possibile questo oggi? La mia risposta è sì, purché lo si voglia. Perché? Ma perché è molto più facile per chi è diventato ricco o abbastanza, sufficientemente ricco, mettere la mano in tasca e dare soldi a chi ne ha bisogno. Molto più difficile è impegnarsi in un rapporto
che tenda interpersonale, che tenda ad elevare le condizioni, le capacità di vita delle persone. Ecco allora perché non mai confondere l'assistenza sociale con l'assistenzialismo. Il fatto è che noi abbiamo dimenticato questi, diciamo, questi esempi e questo pensiero, così un po' perché siamo superficiali, un po' perché siamo distratti e soprattutto perché diamo retta a certi mass media, a certi strumenti di comunicazione che ci fanno credere che fare elemosina, fare filantropia sia fare carità. Ci vuol ben altro. E finalmente vi faccio ascoltare Yunus, che abbiamo stracitato, in una parte dell'intervista dove appunto mi rispondeva alla questione della filantropia, no? Cosa pensa della filantropia? What do you think about? Non direi che la filantropia sia pericolosa, direi piuttosto che la filantropia è usata in situazioni dove a volte forse è dannosa. La filantropia in sé è un'idea meravigliosa. La filantropia ha però un limite. Con la filantropia i soldi si muovono, fanno un lavoro, ma non tornano indietro. Quindi se vuoi lo stesso risultato, ci devi rimettere la stessa somma di denaro. E lo rifai un'altra volta. Perciò non avrai un continuo flusso di fondi perché hai un limite di fondi. Quindi questo diventa limitato. Non si può replicarla su larga scala perché c'è un limite nella filantropia dovuto ai fondi disponibili. Questo è il limite. Quello che diciamo è che se convertissimo tutto questo in un'idea imprenditoriale, dove fa un lavoro e i soldi ti ritornano, e questo si ripete in continuazione senza finire mai, e perché è generato questo business, che noi chiamiamo social business, perché è un'impresa sociale che non prevede nessun ritorno personale. Le aziende fanno un profitto e il profitto rimane, ma è destinato a risolvere i problemi della gente. La filantropia può diventare pericolosa o dannosa quando si ritiene che questa sia la cura dei problemi delle persone. Ad esempio, l'assistenza a vita, come fa lo Stato, facendo vivere di elemosina, si chiama welfare. Ogni mese lo Stato ti dà i soldi per prenderti cura della famiglia e per te stesso. Così pensiamo di aver risolto il problema. Non è così. Abbiamo risolto solo i problemi immediati, ma abbiamo creato problemi a lungo termine. I problemi a lungo termine fanno di questa persona un'anomalia. Questa persona non funziona più, non cammina più. La potenzialità creativa è come inceppata, congelata. Ma l'essere umano è creato per usare questa creatività. Questa è la bellezza dell'essere umano. L'uomo vuole essere sfidato. Più sfide avrà, più successo avrà e più contento sarà. Ma oggi gli abbiamo tolto questo diritto. Perché ti abbiamo dato la rendita dello Stato, ci occupiamo di te. Mangi, dormi e non devi fare nient'altro. Quindi dico che questa è la cosa dannosa. Perciò cosa dovrebbe essere la cosa giusta? Ci prendiamo cura di te, che sei in crisi, in una brutta situazione, in una situazione di disoccupazione o qualsiasi ragione per cui non puoi lavorare, ti aiutiamo a sopravvivere. Ma la nostra seconda responsabilità è quella di portarti fuori da questa dipendenza. Questa è la nostra responsabilità. E anche quella della società. Ma la società non si assume questa responsabilità. Si fa solo una cosa, ci si prende cura di te. Ma la seconda parte è ignorata, cioè portarti fuori da questa situazione e farti diventare una persona normale. Ti metto in una gabbia quando hai bisogno di protezione, ma ho dimenticato di aprire la porta e lasciarti volare. Ti ho dato cibo e tutto il resto nella gabbia. Ma questa non è vita. È come metterti in un sistema di supporto di tutte le funzioni vitali e tu sei bloccato nel tuo letto e non puoi fare niente. Quindi dobbiamo togliere questo supporto così che tu possa diventare un essere umano a pieno diritto. Perciò bisogna essere creativi su come tirare fuori la gente. Una volta che ci abbiamo pensato, una volta che abbiamo trovato una soluzione creativa, sono sicuro che ci sono 101 modi creativi per risolvere questa questione. Ma non abbiamo mai fatto attenzione a questo. I'm sure there are 101 ways, creative ways to get it done, but we never paid attention to it. Molto spesso sono accusato di essere cattivo con le persone povere.
Io lavoro con i poveri, ma rivoglio i soldi indietro. Molti pensano che questa cosa non dovremmo farla. Ai poveri dovremmo solo dare i soldi e non chiederli indietro. Quindi molti non mi vedono come un filantropo. Pensano che sono un crudele uomo d'affari che riprende i soldi dei poveri. E la mia spiegazione è che se facessi questo correrei sempre in banca e loro non potrebbero tornare a prendere i prestiti quante volte vogliono. Se dovessi dar via i soldi, prima di tutto dovrei essere un uomo molto ricco perché questo possa accadere, se no non potrei farlo. Non potrei dare i soldi a qualcun altro se li regalassi. Poi, quando sono esauriti, è finita, basta. Quindi non potremo creare una banca dove c'è un continuo circolo di fondi tra generazioni. La generazione dei figli, la generazione della generazione dei figli e così via. Quindi questa era la mia spiegazione. Se lo faccio secondo il modello social business, diventa più efficace. Finché le persone sono abituate, dal momento che tu dici i poveri, automaticamente è elemosina. Non riescono a pensare a qualcos'altro. Ho detto che questo non è una buona idea, perché non stiamo dando le giuste possibilità ai poveri. Anche i poveri sono forniti di capacità illimitate. Se non gli permetti di usare queste capacità, gli stai facendo un danno, perché non gli permetti di sprigionare questa energia, scatenare la potenza creativa. La mia sfida è quella di rendere questo possibile, scatenare la loro potenzialità creativa, scatenare la loro energia, scatenare il loro processo mentale e farli sentire fieri di loro stessi e farli uscire dalla loro situazione. Ogni essere umano ha la capacità di farlo. È questo quello che sto tentando di fare. Every human being has the capacity to do that. So I'm trying to address that. Coreco non conosceva Yunus e mai più si sarebbe sognato, probabilmente, quando ci diceva nel 91-92 queste cose sul fatto che una persona è più del suo bisogno. Certamente non si sognava che avremmo collegato questo al pensiero di questo qui, o a Amartya Sen, o a Pralat, a tutta questa gente qua. Ma credo che se quell'intuizione originale di Coreco noi continuiamo a lavorarci sopra e a tentare di capire come può tradursi nel concreto del nostro lavoro e del nostro atteggiamento nei confronti delle persone che accogliamo, io credo che siamo sulla pista giusta per fare un lavoro sano. E magari pian piano impariamo anche qualche modo, qualche argomento in più per poter rispondere a tutti quelli che pensano che noi la carità evangelica l'abbiamo persa per strada e siamo solo degli affaristi che pensano solo ai soldi. Credo che non ci si debba né spaventare né scandalizzarsi di questa, ripeto, difficoltà a capire qualche cosa che probabilmente, se hai fatto un certo percorso, a un certo punto diventa comprensibile. Se non l'hai fatto, ti sembra una cosa strana che abbia dei buchi da qualche parte. Per quello che dicevo, chi pensa in termini economici non fa fatica a capire certi discorsi sulle risorse, sul fatto che uno esce dalla povertà se diventa soggetto economico produttivo, e chi invece è più su un fronte sociale o social cattolico fa molta più fatica. Ecco, credo, perché la questione del percorso personale è molto importante. Quindi anche fra di noi io sono convinto che quelli che magari nella loro vita hanno avuto modo di sperimentare determinate cose trovano che è quasi scontato quello che stiamo dicendo, altri invece magari fanno molta più fatica o addirittura non sono nemmeno d'accordo. Credo che come organizzazione abbiamo il dovere comunque di portare avanti questa traccia lasciata da Coreco, e trovando costantemente dei modi intelligenti per adattarla alle sfide che ci troviamo di fronte. Evidentemente le sfide del villaggio dove bisogna fare il pozzo sono completamente diverse dalle sfide della disoccupazione che incontriamo noi, e domani potremmo avere una situazione ancora diversa nella quale magari dobbiamo lottare e scervellarci per. Ma sono anche convinto che se all'origine abbiamo un'impostazione sana di un pensiero che guarda la persona valorizzandola,
Io credo che siamo sulla pista buona per poi trovare con la nostra creatività e le nostre capacità dei mezzi adeguati per far fronte a questa cosa. Io mi fermo qua, nel senso che il percorso è sostanzialmente il percorso che io ho fatto in tutti questi anni, a partire appunto da questa cosa che Corecco ci aveva detto e che ci aveva spinto a portare avanti, fino all'incontro con vari personaggi e varie metodologie. Mi fermo qua perché sono convinto che se le cose che ci siamo detti stamattina, o anche solo una parte di queste cose, rimangono come interrogativo, penso che poi si traducano anche in lavoro. Per cui chiudo qua.